Troviamo nel cuore del quartiere medievale della città, in Via della Cava. In questo ambiente abitativo di età medievale ritroviamo uno dei complessi archeologici meno visitati, ma sicuramente non meno importanti, dell'immenso patrimonio archeologico orvietano, il complesso archeologico del muro etrusco di Via della Cava. Durante il VI secolo a.C., la città di Orvieto, l'antica Velsna, subiva un processo di ristrutturazioni edilizie a tutto campo. La città organizzava i propri edifici su due assi viari principali, il Cardo e il Decumano, e le necropoli erano organizzate per aree lottizzate, a differenza del precedente impianto di origine villanoviana. E gli Etruschi di Velsna iniziano a fortificare la città mediante questi sistemi difensivi. A differenza di altre città etrusche, come per esempio Populonia o Vetulonia, la cui città sorgeva su degli altopiani e la cui necessità era quella di difendere l'altopiano circondandolo con un perimetro di mura continue, spesso in due cerchie, e il che richiedeva un sfruttamento notevole di mezzi, di uomini e di risorse. Gli Etruschi di Orvieto invece avevano la possibilità già di far risiedere la propria città su un baluardo difensivo naturale, la rupe stessa. E quindi era necessario solo colmare quelle carenze difensive che il masso naturale non forniva dal punto di vista geologico. E qui, dove oggi individuiamo appunto il quartiere medievale, questa porzione dell'abitato medievale in Via della Cava, era proprio uno dei punti più deboli, che andava ben difeso. Infatti, per accorgersi di questo difetto naturale, se noi osserviamo la rupe all'esterno, al di fuori, notiamo che in questo punto non ha il classico profilo continuo che potremmo osservare per tutto il perimetro. La rupe d'Orvieto ha un'altezza variabile tra i 60 e i 15 metri e questo è il punto più basso in cui la rupe inizia a degradare dolcemente verso i terreni anulari al di fuori della rupe stessa, i terreni circostanti. E per accorgersi di questa depressione naturale nel masso tufaceo, basterà recarsi al di sopra di Porta Maggiore, cioè l'attuale cinta difensiva della città di origine medievale. Al di sopra passa la celebre Via Malcorini. E se noi ci affacciamo verso le case, verso l'abitato, noteremo una vallata che è delimitata dai due pinnacoli rocciosi su cui si innalzano le due chiese di San Giovanni e di San Giovenale. Il Medioevo poi colmerà questa vallata di edifici e quindi camuffando un po' questa depressione naturale che costituisce questo difetto. In fase etrusca, la cinta difensiva della città fasciava più strettamente rispetto a quella medievale la rupe stessa in questo punto. E i blocchi che noi vediamo fanno parte proprio di questo tratto murario, l'unico che oggi è possibile vedere, e che costituiva uno sbarramento prolungando quello che il masso naturale tufaceo non offriva in questo punto, quindi uno sbarramento verso quello che era il cuore della città. Questo tratto della cinta difensiva della città che ci rimane costituiva la spalla laterale destra della porta d'ingresso. Nella fervida attività archeologica che viene portata avanti, specie dal XIX secolo, non è stato possibile rintracciare la spalla sinistra e il punto esatto dove si trovava la porta della città etrusca. Ma sappiamo che l'attuale Via della Cava non aveva lo stesso orientamento della città etrusca, della via stessa, della via principale della città etrusca. Infatti, quella che può essere chiamata la Via della Cava di epoca etrusca aveva un andamento più rettilineo. Era il decumano della città che qui iniziava il proprio percorso attraversandola longitudinalmente, nel senso est-ovest, fino a sopraggiungere nei pressi del Tempio del Belvedere, sul lato opposto della città. Mentre l'andamento rettilineo della via stessa proseguiva poi al di fuori della città etrusca, ricollegandosi all'antica via del Taburino, la via che collegava poi Velsna, Orvieto con tutta l'Etruria tirrenica. E il tratto murario, è caratterizzato da questi enormi conci di tufo, che hanno una lunghezza variabile tra i 50 e i 60 cm. Presentano una leggera bugnatura sui limiti e sono sovrapposti
bene a secco, senza l'utilizzo di malte leganti. Sono 8 filari, di cui il primo in basso probabilmente era coperto dalla terra, quindi utilizzato come una sorta di risega di fondazione. E questo è uno dei punti più importanti, in cui si nota il modo in cui questa cinta difensiva, questo tratto della cinta muraria difensiva etrusca va a colmare proprio quello che la rupe stessa non offre naturalmente. Vedete come il muro si allaccia solidamente a una parte dello sperone roccioso della rupe stessa, che è stato anche accuratamente scalpellinato, perché probabilmente in origine erano presenti delle balze rocciose sotto forma di scalini, che quindi facilitavano forse l'ingresso verso il cuore della città. Quindi la rupe è stata sagomata, tagliata longitudinalmente e il muro è stato completamente appoggiato, e, in pratica ripetendo quelle che sono le forme naturali del masso stesso. Come vedete, poi in alto, in diverse epoche sono state sovrapposte anche diverse strutture, naturalmente, sia di fase etrusca che di epoca medievale. E poi il muro è stato completamente inglobato dalle abitazioni medievali, che, come vi dicevo, hanno colmato quella che è questa porzione e formato quella che è questa porzione del quartiere medievale della città. La scoperta del muro ha confermato due fonti storiche importanti della città di Orvieto. Il primo è l'epitomatore bizantino Giovanni Zonara, che ci parla della presenza ad Orvieto di un teikos okyurotaton, come le definisce lui, cioè un muro fortissimo che difendeva l'ingresso principale della città. E la notizia è confermata anche dall'altra fonte storica importante, Procopio di Cesarea, lo storico che scrive il De Bello Gotico, la guerra avvenuta tra il 535 e il 553, portata in Italia da Belisario, nella liberazione dell'Italia proprio dalle orde gote. Orvieto viene liberata da Belisario nel 539 e Procopio di Cesarea probabilmente è testimone diretto di quello che era l'unico ingresso possibile nella città, difeso proprio da questa cinta muraria. Il muro è stato scoperto nel 1966 da uno degli archeologi più importanti del panorama degli studiosi orvietani, Mario Bizzarri, che al momento della scoperta ha dato solerte comunicazione e ha permesso di chiarire uno degli aspetti più importanti della storia dell'antica Velsna, cioè l'identificazione di Orvieto come l'antica Velsna. La città conquistata e rasa al suolo dai Romani nel 264 a.C., i cui superstiti poi, come sappiamo, sono stati trasferiti a Bolsena nella creazione della Volsini Novi. E questi testimoni sono stati eredi per tutta la tradizione romana di quella che era stata la gloria di una città-stato capitale dell'Etruria.